Parma, Strasburgo, andata e ritorno. Sono 8 i comuni partiti dalla zona nord della provincia di Grosseto per una serie di incontri al Parlamento europeo. L'idea è quella di presentare l'ambito turistico Area Nord, il primo nato in Toscana e che da mesi sta lavorando alacremente per la promozione e lo sviluppo di questo settore, ma anche quella di intercettare fondi e risorse per sostenere progetti, formazione e per implementare un settore fondamentale per l'economia della nostra terra. A Strasburgo la delegazione, composta da alcuni assessori, dai sindaci Andrea Biondi e Nicola Verruzzi, ha incontrato l'europarlamentare Nicola Danti e Isabella De Monte, membro della task force del Parlamento europeo sul turismo. Grazie a Danti, i rappresentanti degli 8 comuni hanno potuto incontrare privatamente anche la commissaria europea al mercato interno, responsabile anche per le politiche europee del turismo. Tante sono le opportunità per la Maremma e per gli altri territori della Toscana. Ci sono le opportunità più importanti vengono dalle risorse destinate allo sviluppo rurale. La Maremma è una delle zone più importanti della nostra regione per lo sviluppo rurale. C'è l'opportunità di attivare delle risorse destinate allo sviluppo turistico. Abbiamo stabilito delle risorse nuove per quanto riguarda il programma COSME destinato alle piccole e medie imprese della Toscana, dell'Italia, dell'Europa, con una misura specifica finalizzata al turismo, e ci sono le risorse destinate in altri fondi, InvestEU, Horizon 2020, sono tutti progetti e programmi comunitari che mettono al centro lo sviluppo del territorio, l'economia locale, e noi sappiamo che il turismo è sicuramente l'economia non delocalizzabile più importante su cui dobbiamo investire. Siamo venuti qui alla sede del Parlamento europeo a Strasburgo per illustrare il progetto che sta portando avanti l'ambito della Maremma Nord, degli 8 comuni della zona nord della provincia di Grosseto, uno degli ambiti che sta lavorando in maniera più proficua per rispondere alla nuove progettualità che ha richiesto la Regione Toscana con l'addio agli osservatori territoriali turistici provinciali, e abbiamo incontrato la commissaria al turismo che ci ha illustrato quali sono le possibilità di finanziamento, e questo sarà molto interessante per prepararci anche al prossimo bilancio pluriennale europeo, per avere la progettualità giusta, ma abbiamo portato anche la nostra voce per presentare quello che stiamo facendo e quindi per chiedere un supporto e una visione europea che è fondamentale, perché bisogna sempre ricordarci che turismo significa economia, che è un'economia che non si delocalizza, che è un'economia che valorizza il territorio e è un'economia quindi che conviene ai territori spingere. Gli 8 comuni lo stanno facendo, ma certo abbiamo bisogno di un supporto esterno. Aver sentito direttamente la commissaria europea che si occupa di turismo, che appunto c'è la volontà dell'Unione Europea di andare a proporre anche, no, lo sviluppo turistico comunitario proprio in una chiave di sostenibilità, in una chiave esperienziale, certamente rafforza anche quelle che sono le aree interne, quelle aree che sfuggono anche nel senso a un turismo di massa e che sono in questo momento meno sviluppate e partono con qualche gap e qualche deficit in più. Ci sono certamente, nel senso, alcuni settori chiave, no? All'ambiente, la sostenibilità, il paesaggio, l'agricoltura, sulla quale stiamo lavorando e che io ho accennato anche quest'oggi facendo riferimento appunto al progetto sui grani antichi, il progetto Drago, che ha avuto anche appunto un finanziamento comunitario attraverso un progetto integrato di filiera. E la sfida è questa, secondo me la sfida innanzitutto era quella di portare quest'area della provincia di Grosseto all'attenzione del Parlamento europeo e alla ribalta appunto comunitaria, e in secondo luogo la sfida è quella di stare sul pezzo, di seguire costantemente le risorse, perché a questi livelli sul piano comunitario, come si è sentito, ci sono molte risorse e molte opportunità. Sta a noi cercare di formare le varie competenze sul territorio e sta a noi cercare di proporre
progettualità originali che certamente integrino anche in chiave appunto di ambito turistico le differenze che ci sono tra vari territori in un'ottica di valorizzazione complessiva attorno a alcuni punti fermi, alcune parole chiave appunto che sono il territorio, che sono l'enogastronomia, che sono l'agricoltura, che sono appunto il rapporto tra la costa e le aree interne, e devono vivere in una complementarietà tale da fungere, da servirsi e da evolversi sempre di più a vicenda.